La cascina Pontirolo, come tutti la chiamano, di proprietà della famiglia Capelletti Griffini, è sempre stata votata, oltre che alla natura, all'arte. Lo dimostra anche l'aggiunta, sui vecchi silos ormai non più utilizzati, dell'elemento dell'acqua vitale e spesso dimenticato. Un'opera di Michela Vicini che, passando dal silos all'aia, come una volta, ha partecipato domenica scorsa assieme ad altri tre madonnari, Simona Lanfredi Sofia, Mariangela Cappa e Federico Pillan, quest'ultimo da Verona, ad un evento collettivo assolutamente riuscito. Un momento condiviso anche dalla sezione Italia Nostra di Cremona con la presidente Angela Maramotti, che ha affrontato il tema del restauro. Dalla parte artistica a quella culturale, dalla pratica alla teoria, con un convegno che ha visto la partecipazione dell'architetto Angelo Landi, che ha parlato della conoscenza e della salvaguardia dei beni architettonici, e in tal senso il recupero dei silos è un esempio di nuova vita per strutture altrimenti abbandonate, di Fabrizio Loffi, che ha disquisito del rapporto complesso tra beni culturali e mass media, della professoressa Carla Spotti, interessata all'argomento Il Platina e l'Ars Culinaria in occasione del secentenario. Tutti i relatori sono stati coordinati durante il convegno dalla professoressa delle Platina Marida Brignani. Presente infine Mario Margotti, esperto di gnomonica, ossia dello studio delle meridiane. Un evento a tutto tondo con la presenza anche dell'assessore del comune di Piana d'Adrizzona Luciano Di Cesare, che ha portato i saluti dell'amministrazione e un approfondimento con le esposizioni di Terracotta e Meridiani di Luciano Marini di Isola Dovarese, delle poesie di Laura Righi di Torre di Picenardi, di opere in ferro battuto col gussolese Zachem e ancora di piante palustri intrecciate di Mirko Pederzini da Modena, dell'arte del Casaro con Gian Pietro e Martino e delle uova di struzzo ed oca lavorate con Pier di Canneto. Una domenica che vivrà il proprio bis domenica 6 giugno con Madre Terra, sempre alla Cascina Pontirolo, una giornata che dopo l'arte si concentrerà sull'ambiente parlando di paesaggio, giardini e dell'affascinante mondo delle api.